La sconfitta con l'Ascoli è stata una mazzata. Non bastasse il risultato in sé per sé, anche la modalità è crudele. Col gol di Baic arrivato in pieno recupero e quando almeno il pareggio sembrava in cassaforte. La partita di domani al Menti contro il Vicenza, ore 14, dovrà dire se la squadra ha in qualche modo assorbito la botta o no. Continuare a lottare e provarci è il messaggio che società e allenatori hanno comunque lanciato dopo il tonfo. Il tecnico Gianluca Grassadonia torna sul match di martedì scorso e sul confronto avuto il giorno dopo per cercare di ricaricarsi. Con grande sincerità vi dico che nelle mie 6 partite sicuramente il primo tempo di martedì è stato non buono, invece è stato fatto un ottimo secondo tempo da parte dei ragazzi, assolutamente meritavamo più dell'Ascoli. Abbiamo provato fino in fondo a vincere la partita, non rischiando praticamente mai, anche in 10 la squadra ha avuto grandissimo equilibrio. E dispiace molto per i gol presi, perché sono stati 3 gol a difesa schierata. Ci siamo parlati molto mercoledì alla ripresa, ci ha fatto anche grande piacere la visita del presidente, le sue parole ci hanno caricato ancora di più. Abbiamo rivisto con grande attenzione la dinamica della partita, quello che non è andato al primo tempo, quello che di positivo c'è stato al secondo. Gli errori che abbiamo commesso gravi sui gol subiti a difesa schierata e nello specifico, insomma, la squadra poi ha lavorato bene nei successivi giorni con grande attenzione. Quindi sappiamo che abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno della prestazione, abbiamo bisogno che tutti entrino in campo con la giusta mentalità, cercando di riproporre, come dico sempre, quello che facciamo durante la settimana con la testa libera, cosa che non c'è stata martedì al primo tempo. Eravamo troppo compressi mentalmente, poco lucidi, abbiamo sentito troppo il peso della gara, ma dobbiamo capire che da qui in avanti di tempo ce n'è poco, bisogna dare di più, bisogna fare di più e questo vale per tutti. Quindi non mi piace fossilizzarmi solo su un calciatore. Sicuramente il nostro percorso è un percorso in salita e per arrivare all'obiettivo bisogna dare tutti di più. Quindi magari i 7 allenamenti in settimana non bastano, le 2 ore che stiamo in campo non bastano, bisogna aumentare ancora di più il giro dei motori e assolutamente la concentrazione. Vedremo domani come scenderemo in campo e cercheremo di mettere in campo quei giocatori che riescono a sposare meglio per convinzione, per determinazione, per atteggiamento, per peso specifico a incidere dall'inizio o a partita in corso. Dunque Grassadonia non demorde, domani sarà privo ancora di Bocchetti e Tavanelli, oltre che dello squalificato Scognamiglio. Il tecnico salernitano ha dichiarato che dei 25 giocatori che porta Vicenza, un paio saranno quasi certamente indisponibili. Uno di questi potrebbe essere Odgaard. Da valutare poi De Sena, che ha giocato 2 partite piene in pochi giorni. Il recupero di Druddi però consente al tecnico salernitano di riproporre il 3-5-2 provato in questi 2 giorni. Ai fianchi del centrale romagnolo agiranno Sorensen a destra e Gut a sinistra, Bellanova e Masciangeli quinti, in avanti coppia Seter-Giannetti in caso di forfè di Odgaard. Domani il Delfino se la vede con un Vicenza in salute che ha strappato un prezioso pari in 10 a Cosenza, ha conquistato 14 punti nel girone di ritorno, 7 nelle ultime 4 gare e che sempre nel ritorno ha perso 2 partite con le prime 2 in classifica, Monza ed Empoli. Ora i biancorossi di Mimmo Di Carlo hanno un cospicuo più 7 proprio su quella zona play-out. Come all'andata si rinnoverà senza pubblico l'ultra quarantennale gemellaggio, anche se con stati d'animo differenti. Alta curiosità sarà la possibile sfida nella sfida tra i fratelli Rigoni, il 36enne Luca del Vicenza e il 30enne Nicola del Pescara, originari della provincia vicentina, cresciuti nelle giovanili e nella prima squadra della Nerossi, dove hanno giocato insieme prima che le strade si separassero. Tra il 2015 e il 2019 ci sono tanti potenziali scontri diretti, ma una sola volta sono scesi in campo dal primo minuto, nel febbraio 2016, Chievo-Genoa 1-0 e sorriso per Nicola. In una seconda circostanza, nell'aprile 2019, in Chievo-Parma 1-1, Nicola fu titolare, Luca entrò al 79esimo. Il tecnico vicentino Di Carlo sarà privo degli squalificati Cappelletti e Cinelli e degli infortunati da Riva e Dal Monte. Bruscagin sostituirà Cappelletti al centro con Padella, ballottaggio tra Valentini, in gol a Cosenza, e Pasini. Luca Rigoni in regia sostituirà Cinelli e avrà ai suoi fianchi Agazzi e Pontisso. In avanti toccherà il rientrante Meggiorini, con Lanzafame da una parte e Van de Putte dall'altra, quest'ultimo favorito sull'ex Giacomelli.
È una partita dove voglio che il Vicenza metta in campo maturità, quindi una prova da squadra matura e tanta tanta voglia di vincere. Tanta tanta voglia di vincere perché il Pescara, posso dirlo, studiandolo, io non capisco come faccia avere questi così pochi punti come per la squadra di qualità che ha, perché è una squadra di qualità. Gioca veramente un bel calcio, ha dei giocatori di spessore qualitativo alto e mi meraviglio questi pochi punti in classifica. Con il Pescara non si può giocare a ritmi bassi. Se tu giochi col Pescara a ritmi bassi, avvantaggi loro per la qualità tecnica che hanno. Ho letto le dichiarazioni di Di Carlo e penso che siano molto, molto chiare, no? Su quello che loro vogliono, che sicuramente noi dobbiamo volerlo più di loro. Quindi mi aspetto tanto da un punto di vista proprio della rabbia agonistica della mia squadra, ad andarci a prendere quello che purtroppo abbiamo perso martedì.